Napoli ha sconfitto l'altra sera allo stadio San Siro il Milan di Fonseca, ma ora ci sono delle novità di calciomercato. Dopo aver battuto sabato scorso allo stadio Diego Armando Maradona il Lecce, il Napoli ha risposto presente anche l'altro ieri sera. I partenopei, infatti, hanno sconfitto per 0-2 il Milan di Paulo Fonseca con le reti realizzate da Romelu Lukaku e Kvika Kvaratskhelia, entrambe siglate nel corso del primo tempo del match di San Siro. I partenopei, nonostante i pericoli causati dagli attacchi del Milan, hanno sicuramente meritato il successo. Quella dell'altra sera, di fatto, è stata una prestazione autorevole da parte del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno dato un importante segnale all'intero campionato, visto che l'Inter ha sì vinto contro l'Empoli ma la Juve ha pareggiato in casa con il Parma. L'ex CT della nazionale italiana, però, continua a predicare pazienza, visto che la sua mente è già sicuramente verso il prossimo turno. Anche perché domenica prossima allo stadio Diego Armando Maradona arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa del match contro la Dea, in casa Napoli bisogna registrare dei continui ribaltoni sul futuro di Kvaratskhelia. Napoli, c'è ancora distanza con l'agente di Kvaratskhelia su ingaggio e valore clausola. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, infatti, il Napoli ha offerto 5 milioni di euro a salire all'agente di Kvaratskhelia che, però, ha rilanciato a 5 milioni di euro a salire ma a 8-9 milioni di euro a partire dal terzo o dal quarto anno. Tuttavia, le parti devono ancora trovare un accordo per quanto riguarda il valore della clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto del calciatore georgiano. L'agente del giocatore, infatti, vorrebbe trovare un'intesa su 80 milioni di euro più una commissione per aver portato Kvaratskhelia nel 2022 al Napoli per meno di 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sull'attaccante di Antonio Conte.